Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Quest'oggi si continua con Spider-Man 2 e nel precedente episodio, ragazzi, abbiamo incontrato Harry Osborn che è ritornato dalla sua cura in quella specie di capsula, però con il simbionte di Venom, cosa che Peter non sa. E abbiamo affrontato un po' il suo passato, abbiamo affrontato cos'era la vita di Peter ed Harry assieme, come erano affiatati l'uno e l'altro, però Peter non ancora sa di questa sua cura speciale. Però ci siamo lasciati con questa frase di Harry: Peter, cureremo il mondo. Staremo a vedere. Ora, ragazzi, abbiamo una missione importante da fare, ovvero scortare Scorpions dal raft, che come potete vedere adesso è accessibile. Guardate quanto è bello. Se vi ricordate, ragazzi, nel primo Spider-Man tutta quest'area qua non potevamo vederla, non esisteva neanche. Siamo con Miles. Qua mi escono pure i crimini. Mi raccomando, ragazzi, se vi sta piacendo questa serie, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e cliccate sulla campanellina per tenervi aggiornato su tutti i video di Spider-Man 2 che usciranno. Noi siamo pronti, ovviamente, raga, mi sono potenziato, ma ecco, ora ci possiamo arrivare così. Non abbiamo bisogno delle ragnatele. Che figata. Ehi, Miles, ce l'hai fatta. Arrivo giusto in tempo. Non ti fermare, Gargan! Pronti al prossimo? Il prossimo? Credevo di fare da babysitter solo a Scorpion oggi. Mister Negative! Martin Lee. Miles. Sto bene. Tutto ok. Presto per i fuochi artificiali. Andiamo. Raga, quello scatto di Miles cerca vendetta. Ricordiamo che Martin Lee ha ucciso il padre di Miles. Rosso, giallo. Si sono. Voi proteggete i prigionieri. Io vado a sinistra. State pronti! Ai vostri posti! Kraven! Porca puttasca, ragazzi! E le guardie non possono fare niente, raga. Guardate qua! Avrei dovuto fare un po' di stretching. La tua testa sarà un gran trofeo! Gli attacchi potenti non possono essere schivati, devi agli attacchi. Potenti quando il segnale passa da giallo a rosso. Ok! Siete nuovi in città? Ciao, io sono Spider-Man. Nel caso non lo sapeste, questi tizi portano solo guai. Devono restare in prigione. Fuori dai piedi, questa storia non ti riguarda. Sei sicura? Convenevoli. Fagliela pagare.
Oh yes, ragazzi. Ho sbloccato pure questo nuovo gadget. Spider-Man, ma chi sono questi tizi? Speravo lo sapeste voi. Li copriamo. Tienili lontani dalla nave. Ovviamente, okay. Raga, Raven stava cacciando in un'altra zona, ragazzi, non qui a New York. Ora è arrivato, per questo non lo conosce nessuno. Eliminiamo le guardie e sfondiamo le porte. Mamma mia, raga! Cercano di entrare nella nave. Vogliono Scorpion e Martin lì. Dobbiamo fermarli. Riportiamolo giù. Ma stai zitto, che sei scarso. Sembra già piuttosto affollato. Lo vedrai. Sarà magnifico. Non promette niente di buono. Ok. Raga, li sto provando tutti. Copriamo Spider-Man. Sveglia, grazie. Ah! Cosa siete, pulcini di Vulture? Ma che cazzo? Devi distrarre dai ragni. La preda è lì dentro. Oh madonna. Sì, vogliono arrivare a Scorpion. Non devono entrare nella nave. È sotto tiro. Oh cazzo. Aia. Raga, chi cazzo è questo? Ok. Me ne sono liberato subito. Mirino sul bersaglio. Vuoi morire per cortesia tu? Oh yes. Bello. Hanno soldi e tecnologia a volontà. Sì, quei tizi non scherzano. Vogliono arrivare a tutti i costi a Scorpion o Martin Lee o entrambi. Se dovessero liberarli. Concentrati, Spider-Man. È un arrivo inatteso. Ma non cambia. Ma voi chi siete? Da dove saltate fuori? Devo dargli atto che sanno quello che vogliono. E non sapevamo del trasferimento di lì. Non è importante adesso. Vediamo di Eh no, invece raga, è molto importante. Siano. Qualcuno ce l'ha voluto tenere nascosto. Ok. E adesso che c'è? Mamma mia, raga, stanno facendo un bel casino. Lasciate fare a me. Spider-Man, devi arrivare di sopra. Lasciami salvare tutti prima. Mamma mia, raga, oh! Sta cercando di uscire. Controllo che non ci siano civili. Cos'è successo là fuori? Le guardie sono in salvo. Pronto? Se muore. Sbrighiamoci. Sì, sbrighiamoci, ragazzi. Assolutamente sì, oddio. Stendo male. Stanno arpionando la nave. Allo scopo di tirare tutti fuori, però stanno facendo un casino assurdo, raga.
ne è scappato e si è chiuso qui. Scorpion oh, è fuggito. Cazzo. Devo informare Spider-Man. Ti tira fuori. Andiamo. Niente paura. Troverò un altro modo. Apertura elettrica. Sembra promettente. Andiamo, ragazzi. Spero che Pete sia. Ma che poi perché? Quei tizi l'hanno combinata grossa. Perché sta andando a caccia proprio di queste persone? Tranquillo. A che scopo, ragazzi? Vedi di essere con il generatore. Ti prego. Dobbiamo riattivare la corrente. Ok, ok, ok. Totale. È questo. Grande. Aia! L'acqua sale! Devo trovare un'altra strada! Capito, raga, però. La corrente elettrica è troppo intensa. La sento persino io. Non deve arrivare a quella guardia. Questa corrente elettrica rischia di friggerlo vivo. Se la sente lui, raga, che è fatto di energia bioelettrica. Mamma mia. Resta lontano dall'acqua, ci siamo capiti? Oh no! Grazie ragazzi. Oh cazzo. Ma ti ho salvato! È vero. Oh no. Conosciamo bene l'effetto di Scorpions, ragazzi. Cosa? No! Papà! Non è reale. Ah! Oddio, raga. Raga, ovviamente tutto questo non è reale. Resta poco tempo, ma e diciamo fa vedere le sue paure, le cose più brutte, ragazzi. Madonna. Tiratemi fuori! Godardi! Oh no! Bravo, bravo Miles. Oh cazzo. Che è successo? Libero. È nostro. No, Lee. Non puoi scappare. Ma cosa ci è successo, ragazzi? Bello! Che cos'è? Tipo Electro! Lo controllo a malapena! Teniamolo a terra! Spider-Man! Hanno lì! Anche
seguo! Miles! Sei tu a partire lì! Posso tornare indietro? Se... No! Posso farcela! Vai! Sicuro? Non lascerò che minacci la mia famiglia! Non dopo quello che ha fatto mio padre! Devo proteggermi! Hanno bisogno di me! Non accadrà nulla alla tua famiglia! Nulla! Vuoi farcela! Io tornerò presto! Cioè, come fa a fare sta cosa del fulmine? Ovviamente, raga, dobbiamo trovare lì! Ma magari... Non vuole più minacciare la famiglia di Miles. Cioè, forse non è mai stato il suo obiettivo, ora che ci pensiamo, ragazzi. Torna subito qui! Fatevi sotto! Fate il ragno e prendete lì! Non lo avrete mai! Che figata, raga! Oh! Calmi tutti! Mamma mia, Miles sta diventando sempre più forte, raga! Sta diventando sbroccatissimo! Ok. C'è pure il fulmine adesso. Non so chi siete, ma avete attaccato la città sbagliata. Non puoi scappare. Mi credete un novellino? Oh yes. Però li stordiscono per poco, raga. Non era come la ragna dell'elettrica, ora che ci penso. Oh yes, ok. Direi che sono finiti. Eccolo ragazzi. Spider-Man, non permetterti fretta, ma li strivere in fiamme. Che? Va bene, vengo subito. A Scorpion penseremo dopo. Un grande diversivo da parte di Kraven, ragazzi. Forte! Ci sono! Tenetevi forte! Oh cazzo. Che figata, raga, comunque. Oh no! Lì non va da nessuna parte! No, no, no! Nelly! Scappate! Ok. Eccala. Raga, ne sono troppi. E questo è il punto. Noi li fermiamo, ma sono veramente troppi. Piedi. Devo fermare l'elico. Come blocco l'elica con questi tizi imbufaliti? Imbufaliti. È nostro. Raga, è veramente lunga sta missione comunque. Lì, resta con me. Ah, raga, Miles è proprio incazzato. Cerca proprio vendetta, ragazzi. Vabbè, ma è plausibile, raga. No! Oh,
No, Miles, girati, cazzo. Ci sono. Meno male che c'era l'altro, raga. Volevi lasciarmi morire. Non hai idea di ciò che mi hai tolto. Vedete lo sguardo di Lee, come se sapesse di cosa sta parlando. Sembra quasi dispiaciuto, raga. Ha perso il controllo Miles, guardate ragazzi, oddio. No raga, oddio. Porca puttasca. Lo ha lasciato raga, stava a perdere il controllo. Almeno ora sono arrivati i soccorsi. La polizia sta ancora cercando, ma non c'è traccia di loro. Dalla tua parte? Solo detriti. Chi erano quelli? Non lo so, ma avevano delle armi niente male. E ora possono contare su Scorpion e Martin Lee. Ehi, chiunque fossero, li troveremo e fermeremo. Sì. Pete, quando ho visto Martin Lee sulla nave, i miei poteri, ecco... Credi che la sua energia abbia contaminato la tua? Non lo so. Mi sento instabile. Beh... Non so da dove venga quel blu elettrico, ma ci ha salvato. Ehi. Rimetteremo lì al suo posto. Promesso. Batti il pugno. Posso deprimermi un po'? Non ci provare. E dai. Sei proprio scemo. Tieni duro, Miles. Spettacolo, ragazzi. Aspettate. Ho sbloccato una, quindi ne possiamo sbloccare di più e possiamo scegliere. Perfetto. La grande fuga. Mamma mia, raga, che missione. Che missione. E... Aspettate. Cominciavo ad abituarmi ai tuoi vocali. Ti ho segnato una posizione. Che ne dici? Ehi, zio Aaron. Beh? Sei troppo impegnato per me. No, volevo solo lasciarti in pace dopo che sei uscito. La pace è stanca. E poi abbiamo questioni in sospeso. Ah, sì? A presto, ragazzo. Vai da lui e falla finita, Miles. Ci ha contattati Prowler. Lì è Scorpion. Credo che ci sia dietro qualcosa di grosso. Penso pure io, ragazzi. Non ho un bel rapporto, Miles, con lo zio, eh? Ricordiamo. Volevo un attimo parlarvi di quanto era instabile. E poi è possibile, ragazzi, che i poteri di Martin Lee abbiano contaminato Miles e abbia un po' rilasciato quella negatività. Appunto, si chiama Mr. Negative per un motivo, Martin Lee, ragazzi. Perché... con i suoi poteri lui non si sa controllare. Diventa un demone, se vi ricordate. Quindi secondo me, ragazzi, questo ha influenzato Miles in qualche modo. Quindi sappiamo già cosa vedremo nel gioco, ragazzi. Come
equilibrare la parte negativa degli Spider-Man, la parte diciamo peggiore. Se Peter lo farà grazie al simbionte di Venom, avremo Miles che dovrà lottare con Mr. Negative e i suoi poteri che cambieranno. Vedete ragazzi, penso sia tutto collegato e penso che il gioco vada a parare su questo. Noi ovviamente ragazzi ce la stiamo godendo. Sì, ok, vado. Devi per forza tenere la maschera? Dipende. Rilassati. Non voglio farmi pestare di nuovo da mio nipote. Anche tuo padre mi fissava sempre in questo modo. Ehi. Martin Lee... lo hanno liberato. So cosa pensi, Miles. Non è colpa tua. Non lasciare che viva qui. È solo un'altra prigione. Non è così semplice. Non l'ho mai detto. Ma a volte devi mettere da parte il passato e lasciare spazio al futuro. Per questo ti ho chiamato. Mi serve una cosa. Farei da solo, ma... Prowler è in pensione ormai. Che cos'è? Vecchia tecnologia che voglio recuperare. Nascosta in un laboratorio Roxxon a Central Park. Sì, ho presente. Hai davvero chiuso con Prowler? Sì, per entrambi. Ehi, aspetta. Ma come... Miles, riguardo lì. Sii prudente. Sì, sì. Beh, nonostante tutti gli errori, ragazzi, dello zio, ovviamente vuole molto bene a Miles. Sul serio, Miles. Ho sentito che quel tizio può mandarti il cervello in pappa. Infatti, perdere. Come stavamo dicendo. Allora, raccontami le novità. La scuola? College? Ti piace qualcuno? Non saprei. Quindi qualcuno c'è. Sì, la ragazza sordomuta. Ok, seguiamo le istruzioni. Cosa devo cercare? Usa gli occhi, nipote. Ho caricato un codice di Prowler quando ho scambiato la maschera. Ovviamente. Il bottino resta nascosto finché non rileva il codice della tuta. Ok. È qua? L'avevo trovato. L'ultimo passo è decifrare la chiave. Prova. Non avere okay. Va con calma. Ah, bello ragazzi, bello. Una cosa secondaria però carina. Fatto. Non male, ragazzo. Che figata. Un'altra porta. Ok, molto più complicato, ragazzi. Però che figata, Grande. Sfruttano molto il dual sense. Boh, così. Ah! Da sopra, perché ce lo sta indicando il... Ok. Quasi meglio di Prowler. Ora dovresti riuscire a entrare. Guardate che roba, oh! Mm.
Ok. Bene. Ora vuoi dirmi di cosa si tratta? Sono vecchi prototipi. Puoi tenere tutto. È tecnologia di qualità. Forte. Può essermi utile. Hai ottenuto un componente tecnologico raro. Ok. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Ci vogliono quelli rari che troveremo da Prowler. Colta, queste non sono le uniche scoperte. Zio. Chiunque abbia liberato lì farebbe carte false per le tecnologie. Non voglio che finiscano in mani sbagliate. Tu sei l'unico di cui mi fido. Ok. Ci sono. Le coordinate sono nella maschera. Grazie. E fatti sentire. Chissà cosa ne penserà la mamma. Oye, Miles. ¿Mentirete lo que pasó con el transfer y con... ¿Estás bien? Sí, ma... Todo bien. Estaba ayudando a tío Aaron con una faccenda. Ah... ¿Y... cómo está él? Está tratando. Pues qué bueno. Mami... Te veo en casa. Y prima que lo quiera de nuevo... Estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Facciamo un salto in città. Ma perché vediamo non che succede. In italiano, ragazzi. Persino trovare Martin Lee nel frattempo. In che senso? Ok, ragazzi, adesso possiamo passare a Pete in questo momento. E io direi di farlo per vedere che cosa succede. Non ancora, ragazzi, abbiamo provato. Bello. Clark, tutto bene? Stiamo per demolire un ospedale danneggiato dall'attacco di Sandman, ma le macerie rimaste stanno rallentando il lavoro dei tecnici. Se hai un attimo, le tue ragnatele ci farebbero comodo per tenere stabile l'edificio mentre finisco. Assolutamente! Grazie, continueremo finché non arrivi. La fiamma, ragazzi. Quindi ci sono alcune cose che può fare soltanto Peter, altre che possono fare tutti e due. Ok, ora incomincia veramente, ragazzi, la parte succosa, ovvero poter utilizzare tutti e due i personaggi. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vedremo come si evolverà la storia. Un saluto a tutti, alla prossima, ragazzi, e boom!